Allora, ragazzi, buon ci sei stato salutato tu per metti la radio. Allora, tanto c'è. No, c'è c'è. C'è stato solo noi. Vai. Abbiamo messo la musica di sottofondo. Ci tenevamo a fare questo video e lo stiamo facendo con le mascherine. Nel pieno rispetto delle prescrizioni, eh? Non lo so. No, si dice così, nel pieno rispetto delle prescrizioni. Si dice sempre così, ma in questo preciso momento io non so quanto io e te stiamo aspettando questa cosa, però con la mascherina credo. Vabbè, manco andare ai confessi, però. No, no, stiamo rispettando le prescrizioni. Esatto. Ci siamo incontrati questa mattina con un doppio Fox. Due fox. Sono due volpi in uno stesso posto. Esatto. Soltanto che il buon vecchio toscano, ragazzi, ha un abito da 390 grammi e passa, una cosa del genere. Quindi una flanella impenetrabile. Impenetrabile. Ai limiti dell'antiproiettile proprio. Sensazioni infatti, così, a freddo. A caldo. Vabbè, Giuseppe, scusa, qualcosa io devo dire, no? No, certo. È una un tessuto. Se mi trovassi a descriverlo sarei, non dico in difficoltà, però temerei di non rendere giustizia, perché davvero io non sono un'autorità nel campo, quindi non mi arrogo chissà quale esperienza. Però non ho mai avuto a che fare con una tangibilità simile. E io sto con te, nel senso che l'abbiamo Nel senso che l'abbiamo provato insieme questa cosa. Non stai migliorando. Ma altra cosa, ecco. Ma una cosa che staranno domandando, no? Sì. Ma che c'è qua dietro? Qui dietro. C'è un manichino appeso. Allora, qui dietro quello c'è, è per stirare le camicie. Esatto, no, ma io mi auguro che si colga il sottofondo. Perché ci sono due fox provenienti da Wellington e dietro sembra che c'è sta un tocurio. E invece no, No, è un telo. Questo è un telo, perché questo è il cuore della creazione. Quindi questo, è anche giusto coprire per non svelare quelle, no? Esatto. Che sono poi sono poi gli esili. Siamo nel pieno, nella parte del quartier generale, scusate i rumori. Siamo nel pieno del quartier generale, ragazzi. Esatto. Nel cuore, si può e dire. Voi non ci crederete, ma questo rumore che è appena partito non è la risacca dell'Oceano Atlantico, ma è proprio lo scarico dei ferri da stiro. Da stiro, sì. Delle signore che a differenza nostra stanno lavorando. Esatto. Chiaramente generano questo piacevole sottofondo, quindi sì. Voi state assistendo davvero a qualcosa che non è da tutti i giorni. No, sembra proprio una. Ma non è proprio da tutti i giorni. No, proprio non l'abbiamo fatta stavolta. Esatto, e penso che poi ce lo diranno loro. Comunque, tornando al Fox, io mi permetto di suggerire di venire a dare una bella occhiata a questa mazzetta di tessuti per capire, perché dice vabbè, ma vecchio toscano che dice un sacco di fesserie, anche questa volta non si è smentito. Invece, sfogliando la mazzetta come si può fare, voi vi renderete conto che davvero avete a che fare con un prodotto che è di classe superiore. Di classe superiore. Totale. Confermo e concordo. Quindi. Ma a proposito di questo gessato, Giuseppe, vogliamo tirare qualche nome così? Ma proprio così, due a caso. Chi ha portato questo tessuto all'epoca? Mi risulta, se ho visto. Mi risulta Sir Winston Churchill, Cary Grant, prima di loro in termini di importanza io. Esatto, così diciamo. No, poi loro. Churchill è tanto ingiustamente scomodato negli ultimi tempi, specialmente qui in Italia, perché abbiamo esponenti politici di dubbio spessore che si arrogano il diritto di dire come fece Sir Churchill in momento, anch'io nell'ora più buia. L'ora più buia. Quando bisognerebbe fare tante ore più buie, insomma. Un bagno, sì, ma un bagnetto d'umiltà, ossia storicamente, politicamente e personalmente parlando. Spessore pazzesco. Assolutamente sì, decisamente sì. E indossava un tre pezzi lui, però se non sbaglio, tre pezzi a tre bottoni. Esatto, quindi il doppio petto del buon vecchio toscano e poi di quell'altro di Cary Grant e anche Gregory Peck, buttiamo un altro così Peck, vecchia Hollywood di loro. E devo dire che vedendo il tre pezzi di Churchill, io questo quando ne parlavamo ho sempre pensato come un doppio petto.
vedendo il tre pezzi col panciotto sotto il tema, io sono rimasto colpitissimo, cioè, ci sta. Impeccabile. Poi lui usava vestire, se non sbaglio, la bombetta, comunque aveva sempre il copricapo. Grande. Ed è un abbinamento azzeccatissimo. Poi qui continuano gli attacchi da dietro. Cioè, il problema poi il panciotto che copre, insomma, parte della camicia è sempre... Mastro, siamo in video, scusa. Le risate. Sì, risate, vabbè, siamo... insomma, è giusto anche che il ragazzo si diverta. Cioè... chiude un po' la camicia, però è vero pure che in base al bon ton, secondo le regole del bon ton, il panciotto, cioè, gentiluomo, bon ton. Senti bello, che ampollosità, eh? Il panciotto è quello che consente poi di stare seduti spogliandosi della giacca, quindi, per esempio in occasione di un pranzo o di una riunione di lavoro piuttosto convulsa è male rimanere in maniche di camicia, i più raffinati se le arrotolano. Beh, fantastico, sì, si può l'arlandese. Sì, e quello consente di invece di mettersi in una mise. La camicia è una parte comunque intima, quindi in teoria in luoghi, insomma, almeno di lavoro andrebbe coperta. E mi raccomando, mi permetto io, ma un aspetto che abbiamo sicuramente ribadito, questa è stata lunga. Questa è stata molto lunga. La camicia questa era una manica. Tessuto difficile. Col panciotto le bretelle. Sì. Non vi fate vedere, vi prego, il panciotto con la cinta, perché cosa che io ho fatto. Danneggia la. No, danneggia. Danneggia. Cioè, e ripeto, in questo sono io che mi assumo le mie responsabilità perché io l'ho usato. Io penso che siamo tipo a l'abbiamo rifatto. Che cosa? 6 minuti e 29. Perché c'eravamo un gradino. No, vabbè, no. Però ogni volta. Okay. Sì. Vabbè, alle prossime 100. Da rosso, non so se è finita la memoria. Alle prossime 150 storie. Esatto. Tutte in fila. Vabbè, esatto. Sì, infatti, via, ci siamo piacevolmente dilungati. Ma che è? Ah, è una notifica. Sì, che arriva da tutte le parti. Questo è molto tecnologico, questo ambiente. Vabbè, sì. Amico mio. E allora dico, ci siamo dilungati abbastanza, abbiamo avuto qualche scivolone romanesco. Ma la prima cosa che hai detto anche giustamente te era risalutare un po'. Come no? Ragazzi, ritornare all'auspicio di ritornare quanto prima a una condizione di linearità, perché poi parlare di normalità significa sempre avventurarsi in un terreno un po' opinabile, però una condizione di linearità, magari la prossima volta vederci senza ste valandrane che è. E tornare proprio alla convivialità personale, materiale e fisica, che è quello che poi fa la differenza, specialmente in un posto come il quartier generale. Il quartier generale, grande Giuseppe. Allora, noi ci sentiamo, ragazzi, grazie e alla prossima. Tenetevi liberi. Grande.